Daniele Molgora, nominato presidente della provincia di Brescia, oggi ha presentato la sua squadra, di giunta, 11 consiglieri con una delega turismo-cultura mantenuta a se stesso, che verrà poi, come detto, in risposta assegnata entro fine anno. Ecco, questa nuova giunta? A questa nuova giunta mi pare che abbia trovato il suo equilibrio, che abbia le giuste professionalità per poter fare bene, e quindi siamo tutti molto soddisfatti di quello che si è andato a costruire. Adesso comincia il lavoro vero, che è quello di riuscire a realizzare i nostri progetti pure in mezzo a tutte le difficoltà che evidentemente ci sono in questo periodo. Una giunta a due, PDL e Lega, quindi è anche una cosa molto più gestibile che non con i vari partiti che c'erano anche prima. Ma io credo che si sia creato un clima di collaborazione molto importante, tant'è vero che questa giunta è stata creata da quando ci siamo messi a discutere veramente per chiudere in meno di due giorni. Quindi in un giorno e mezzo abbiamo chiuso tutto quello che serviva. Questo significa che c'è un clima di collaborazione importante e credo che ognuno possa ritenersi soddisfatto di quello che abbia raggiunto. Certo, magari qualcuno avrebbe voluto magari gestire una cosa piuttosto che l'altra, però alla fine le cose si sono equilibrate. Daniele Molgora sottosegretario, rimarrà anche sottosegretario, il sindaco di Brescia è in Parlamento, quindi abbiamo anche, se dovesse rimanere sottosegretario, questo non so se mi risponderà, una bella forza a Roma. Sì, questo è sicuramente un vantaggio in più per l'ente. Certo è che tenere queste posizioni per lungo tempo non so io stesso quanto sarà possibile, quindi fino a che questo sarà utile per la funzionalità dell'ente sarà un incarico che cercherò di mantenere, perché evidentemente ci sono alcuni risultati da raggiungere cercando di riuscire a ottenere ovviamente risorse in più oppure aderire a dei progetti a livello nazionale che possono essere importanti per la provincia. Nel momento in cui questo incarico dovesse diventare un peso non sarà una difficoltà per me abbandonarlo. La giunta Cavalli si è contraddistinta fra le altre cose anche per la presenza sul territorio. Il presidente Cavalli l'abbiamo visto spesso moltissimo in giro per la provincia, i suoi assessori, soprattutto per i assessorati principali anche. Lei manterrà questa tipologia? Ma io ritengo che la cosa più importante adesso sia affrontare la situazione difficile di questo momento, risolvere i problemi anche di bilancio che la provincia ha per poter riuscire a programmare degli interventi. Quindi queste evidentemente sono le priorità sui progetti. Dopo la presenza sul territorio è importante, ma credo che anche riuscire a portare avanti delle scelte sia ugualmente importante. Quindi se devo scegliere fra le due, la priorità è al fare. Dopo subito dopo anche la presenza sul territorio, che è importantissima, e quindi sicuramente una parte del mio tempo sarà destinata anche a seguire le varie iniziative del territorio che sono molto importanti. Prima azione da mettere in campo come nuovo consiglio? Ma io ritengo che importante sarà fare una ricognizione del bilancio e evidentemente prendere le decisioni riguardo alla questione dell'aeroporto.